Buonasera da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Ecco, quest'oggi parleremo di cross, di corsa campestre. Si è già iniziato un pochino la stagione del cross e qui siamo andati, diciamo, sulle scuole. In questo caso vediamo le immagini relative, Moreno, alla corsa campestre dell'ITIS, un'interna dell'ITIS Galilei che si è disputata nel Parco Dulci. Sì. Un parco, direi, forse vergine sotto questo aspetto qui, quindi abbiamo tentato un nuovo luogo dove poter svolgere questa manifestazione. Sì, proprio ci abbiamo fatto una volta l'arrivo della Parco Corsa tanti anni fa, poi dopo siamo andati al Parco Pertini, che si presta molto meglio di questo, anche se questo è un bellissimo parco, però ancora rispetto al Parco Pertini deve crescere. Esatto, deve crescere, però direi che questo tentativo già di provare con l'ITIS Galilei un cross ci è sembrato positivo, anche perché poi abbiamo trovato una giornata, direi, stupenda, fantastica. Quindi intanto vediamo Mazzierli, per quanto riguarda il settore femminile, che ha vinto davanti a Sharon Senesi, poi Martina Peruzzi, Caterina Benincasa, Martina Innocenti, Ambra Lari, Andra Petrila, e Chiara Ardizzone e Claudia Arapi. Queste sono le prime 9 classificate di questa prova del settore femminile. L'ITIS ovviamente prevalenza maschile, ma comunque non disdegna anche queste, cioè, rispetto a quando ci andavo a scuola io negli anni 70, che erano 13 ragazze e tutti andavano a cercare di andare in classe con queste ragazze. Adesso ce ne sono tantissime di più. Sì. E fra l'altro, ecco, questa prova, diciamo, interna è stata fatta dopo un'altra selezione fatta per classe, quindi diciamo un po' una seconda scrematura che viene realizzata per poter poi accedere alla fase provinciale, che da lì sarebbe avvenuta dopo una ventina di giorni. Sì, infatti queste servono per fare una certa selezione, poi la selezione effettiva viene fatta nella fase provinciale. Vedo che qui ci sono molti ragazzi e ragazze, ho visto che correvano con la maglietta della maratona Città d'Arezzo, quindi avevano partecipato qualche altra volta a fare qualche gara, ecco, specialmente alla non competitiva. Le donne e gli uomini sono un pochino sempre più forti rispetto alle donne, quindi ecco, si vede anche dal numero e dal modo di correre, insomma. Ecco, qui siamo alla classe, le classi prime superiori, che venivano divisi proprio per classi, prime da sé, seconde da sé, poi dopo veniva fatta una scrematura in base a tempi di realizzazione, e direi che sono equivalse anche da un punto di vista proprio dei tempi tra le prime, le seconde e le terze. Significa che ci sono atleti a volte anche più giovani che possono dare, diciamo, maggiore enfasi alla propria corsa rispetto a quelli di terza, che forse alcuni snobbano, sì, infatti, però ecco, c'è da dire che qui rispetto alle donne l'utenza è maggiore, perché l'ITIS mi sembra che è la scuola che ha maggior numero di studenti, quindi sì, 1700 alunni, quindi sono tanti, ecco, volendo qualcosa potrebbe uscire fuori, potrebbe. Certo, fra l'altro molti praticano anche diverse discipline sportive, anche diverse, dalla corsa, quindi dal calcio alla pallavolo al basket e a quant'altro, però diciamo che ormai è per tradizione una scuola che sotto questo aspetto qui è sempre presente ed è sempre, diciamo, protagonista. Poi qui non è che dovevano camminare molto per venire a fare la gara, erano 300 metri in linea d'aria, dovevano attraversare solo la strada e venire a gareggiare, quindi era anche facilitata la scuola a poter mandare i ragazzi lì a partecipare. E infatti dal punto di vista organizzativo, diciamo, grazie all'intervento dei colleghi Soldini, Mazzoni, poi ex colleghi, sì, diciamo così, però sono stato presente insieme a loro per cercare di enfatizzare un po' anche questa manifestazione, proprio per cercare di stimolare anche questi nuovi colleghi a portare atleti a praticare l'atletica leggera. E in questo caso qui, per quanto riguarda le prime, ha vinto Simone Mancini della prima D, poi Matteo Terrazzi della prima A, terzo posto Valentino Zucchini della prima B, poi ancora per la prima Leonardo Baldi, per la prima P come Palermo Filippo Falsetti, al sesto posto Infelici Francesco della prima R, Tognalini Leonardo della prima H in settima posizione, ottavo posto per Massimo Bruni e decimo e nono per Chisci Marco. Questi sono, diciamo, i migliori protagonisti che devono effettuare questo percorso che avevamo un pochino realizzato sulla distanza indicativa di 1200 metri. Questo è stato un pochino la caratteristica.
e qui abbiamo dovuto un pochino arrangiare la partenza perché c'erano molti tratti di asfalto, e quindi è chiaro che la campestre deve essere un pochino più campestre, però tutto sommato soltanto l'arrivo e la partenza, poi il resto erano uno spazio bellissimo, vedrei. Poi infatti, ci sono delle belle zone, insomma, ecco, che quindi potrebbe essere sfruttata anche maggiormente questa zona del Parco Ducci. Cioè, sicuramente il Parco Pertini si presta più per molte cose, perché c'è più facile parcheggiare, più facile, insomma, poter gestire meglio la cosa. Qui è bello il parco, però dopo anche i parcheggi non mi sembra che ci sia tanta possibilità di parcheggiare nei dintorni. E, insomma, ecco, è meno accessibile rispetto all'altro per fare queste cose, per andare a camminare, per correre va bene, però per poterci fare qualcosa dopo lì ci sarebbe da collegare qualche al limite anche qui sottopassi del baldaccio quindi utilizzare quello lì, perché poi il parcheggio del baldaccio è proprio tutto sotto questo Parco Ducci, quindi la maggior parte, diciamo, è proprio sottoterra, pertanto sarebbe anche questa un'occasione. Però direi altrettanto spettacolare e bello, ecco, qui vediamo questo viale di cipressi che ovviamente dà una sensazione anche di proprio di piacevolezza nel poter correre. Come dicevamo prima, fra qualche anno può darsi, noi saremo già vecchi, però ecco, questo sarà un bellissimo parco quando le piante saranno cresciute, saranno fra 20 anni, sicuramente sarà un bel parco. E qui intanto vediamo l'arrivo di Niccolò Scaramucci, che vince della seconda O davanti a Lorenzo Mecchetti della seconda H, Simone Renda della seconda P, Lorenzo Magi della seconda C, al quinto posto Samuele Lorenzoni della seconda I, Jacopo Milani della seconda P, Francesco Vinagli della seconda E, Francesco Falcinelli all'ottavo posto della seconda R, Stefano Calzini, che fra l'altro è anche che gioca a basket, della seconda A al nono posto, e Giovanni Tuti al decimo posto della seconda E. Comunque sì, ecco, ho visto tutto sommato anche un buon interessamento, buona partecipazione, ecco, c'è lo spirito non soltanto anche, di perdere. Vedere gli ultimi, ecco, questi 100 metri, le volate finali, sì. Quando nelle posizioni di rincalzo. Certo. E qui siamo invece ai concorrenti della terza superiore, e qui abbiamo anche alcuni velocisti che fanno parte del cross, come vediamo lì in questo caso per quanto riguarda Bardelli, che è stato protagonista anche lo scorso anno sia nella campestre ma anche nella pista, quindi alcuni di questi poi si ritroveranno anche successivamente nelle gare di atletica leggera che ci saranno verso il mese di marzo-aprile, insomma, ecco, quindi vedremo un po'. Però ecco, già la sensazione di vedere questo parco riempito con uno... Cioè, ecco, essendo l'autunno però sembra verde, sembra quasi bello, primavera, bello, perché vedere anche questi ragazzi tutti in canottiera, sì, era bellissimo. Io non ero presente, però ecco, vedendo le immagini era una bella giornata. Sì, una bella giornata, piacevole, questo verde che ovviamente contrasta un po' con la luce, quindi anzi dà spettacolo, e poi queste piante che ancora molto sono... Molto luminose, infatti le immagini sono molto... perché c'era il sole, effettivamente la campestre con il sole è il massimo. È tutta un'altra cosa, sì. E qui vediamo ancora, questi devono fare un pochino, anche questi hanno fatto sempre lo stesso tracciato delle prime, il tempo ovviamente è stato quello più veloce, quelle delle terze, ma comunque sia si sono andati da fare. Qui ha vinto Francesco Meattini della terza B biologico, Mirko Bardelli della terza B biologico, poi Lorenzo Bichi della terza A biologico, Luca Micheli della terza meccanici, Tommaso Parrini, poi ancora Tommaso Barbini, Tommaso Pierini, Lorenzo Cacioli, Filippo Porro, terza meccanici, e poi al decimo posto Carlos Grande Todisco della terza AIA. Questi sono un po' gli atleti che hanno, diciamo, partecipato a questa competizione, poi da lì sarebbe formata la squadra per le fasi provinciali. Ecco, qui siamo passati alla campestre che si è svolta il 20 di dicembre al campo del rugby di Arezzo. E quindi, come abbiamo visto, la fase provinciale questa è la fase, già si vede, diciamo, la giornata non luminosa, no, addirittura ci ha avuto fortuna. Stati fortunati perché verso le 11:30, quando tutto era terminato, hanno cominciato a fare qualche goccia, le previsioni davano l'acqua alle 10, invece l'hanno ritardata di un'ora e mezzo, quindi è stata bellissima. Ecco, qui si vede, questa sarà la partenza delle prime classi, la categoria ragazze, delle prime 70, medie. 70 arrivati, quindi direi un bel gruppo di partecipanti in questa competizione, Moreno, fra l'altro che è stata una gara che si
sembrava già acquisita dopo i primi metri da parte della Alice Giuliani di Bibbiena, che aveva preso un margine di vantaggio direi molto sostenuto. Poi dopo invece strada facendo le cose sono cambiate, quindi anche vedremo perché un po'. La favorita è partita pianissimo, la favorita per noi era quella la favorita, che pensavamo fosse partita molto piano nelle retrovie, proprio che anche c'è Stefano che l'allena e insomma e ci è rimasta anche male, dice, invece dopo vediamo come è andata a finire, però ecco insomma io sono direi se ci guarda sono errori da non ripetere, dice, perché quando parto forte schianto sempre, ma quando uno parte piano schianta alla fine, nel senso, ecco qui vediamo poi la volata finale in cui Giada Cicerone della scuola media di Foiano, scuola Marcelli di Foiano, va a vincere davanti a Alice Giuliani di Bibbiena, terzo posto per Emilia Mugnai del Castelnuovo di Sabbioni, quarto posto per Camilla Barbato del Vasari di Arezzo, quinto posto per Chiara Terri del Vasari di Arezzo, sesto posto Matilde Marcelli della Cesalpino, settimo posto Lago Negro Francesca dell'Alto Casentino, ottavo posto Matilde Anatrini della Cesalpino di Arezzo, nono posto Merbidelli Rebecca della Maciotti di Montevarchi e al decimo posto Bianca Travaglini del Marconi di San Giovanni Valdarno. Direi, Moreno, comunque un percorso molto bello, molto diciamo, bello, sì, hanno trovato un visibile, percorso, visibile, sì. Bene, visibile. L'hanno trovato molto asciutto, insomma si correva benissimo, escluso un tratto lì che c'era, sì, una curva a 120, diciamo, no, 90 gradi, a 110 sarà stata, e dopo i primi passaggi erano diventati un po' scivolosi perché c'erano delle foglie per terra, però ecco, se no era favoloso per correre, si correva benissimo, tutto in spinta, potevi correre, non c'era una buca, non c'era niente. Direi comunque sia, ecco, la ottima partecipazione, e direi anche i ragazzi, al di là di quelli che andavano più forte o più piano, però tutti hanno corso con regolarità, senza grandi preoccupazioni, diciamo così, fra virgolette, quindi diciamo che tutti coloro che hanno partecipato a questa fase provinciale erano anche preparati, dopo ovviamente ci sono giornate un po' particolari. E qui partenza, diciamo, quasi più da 100 metristi per quanto riguarda la gara maschile, e anche qui grande partecipazione, quindi un'altra settantina di atleti che hanno preso il via a questa gara, quindi cioè numeri importanti anche nelle scuole medie che hanno preso parte alla competizione. Se c'è da dire che nelle varie vallate, le prime classi le gare finivano qui, non c'era la fase provinciale, mentre dalla seconda e la terza e le prime superiori ci sono le regionali, ecco, c'era proprio qui, c'era una classifica, insomma era importante, ma insomma fino a un certo era punto era per vincere il titolo provinciale, però la classifica contava, non erano le altre gare che vedremo cadetti, dopo cadette, allievi. Ecco, qui vediamo che il gruppetto si sta, diciamo, compattando con Scelso, l'atleta del Castelnuovo di Sabbioni, qui siamo intorno a 500 metri, insomma ancora erano quasi tutti insieme, sì, tra l'altro allenata dalla Geoffrey Caterina, che ricordate grande atleta, diciamo, di mezzo fondo. Qui siamo nel finale, che era stato quasi riaggiunto questo Antonio Scelso da Milli Lapo, poi invece nel finale allunga e va a vincere, quindi Antonio Scelso al primo, Milli Lapo al secondo posto, Paolo Gioele al terzo posto di Poppi, quarto posto per Riccardo Luconi di Castiglione Fiorentino, quinto posto per Alberto Barbagli della Severa di Arezzo, sesto posto Leonardo Mele del Civitella della Chiana, poi settimo posto Giuseppe Angiolini della Cesalpino, ottavo posto per Mattia Gnocchi della Severa di Arezzo, nono posto Alessio Betti di San Giovanni Valdarno e il compagno di squadra Innocenti Giovanni al decimo posto. C'è da dire che questa categoria sono tutti, cioè non ci sono spazi, grandi spazi fra uno e l'altro, quindi è stata molto combattuta anche nelle prime posizioni e per le ultime posizioni, insomma, non è che c'è. Sì, no, ma direi che qui battaglia costante, come vedete anche nella parte finale, diciamo ci sono queste volate. Qui l'arrivo non l'abbiamo preso, qui sono a circa 30 metri dal traguardo. L'arrivo, perché nell'arrivo c'è sempre confusione fra giudici, ragazzi, e allora ho preferito fare le riprese un pochino più da lontano, così si vedono tutti i ragazzi. Qui, ecco, questa è la partenza delle seconde e terze medie. Esatto, e qui siamo alla categoria delle cadette, anche qui ben 65 le arrivate, quindi direi un buon numero di questa categoria, dove ovviamente qui contava anche la squadra, anzi soprattutto la squadra sì, per poter accedere poi alla fase regionale, che ancora non sappiamo dove verrà svolta, potrebbe anche verificarsi che si svolga nella provincia di Arezzo, come invece no, insomma, quindi questi facevano un giro e mezzo, un chilometro e mezzo, facevano un giro più corto e poi il giro lungo che abbiamo visto prima. Anche qui, ecco, siamo attorno a 500 metri e sono quasi tutti insieme. Compatte. Sì, no, un gruppo molto compatto, molto equilibrato, direi così, perché poi anche nelle retrovie
non demordevano, insomma, ecco, anche le ragazze. Ecco, qui vediamo proprio ancora nella curva che li porta di nuovo a inserirsi nel percorso nuovo. E qui queste due atlete che sembrano della stessa squadra, poi invece sono di scuole diverse. Addirittura a un certo punto si sono prese per mano per cercare di dire andiamo tutti e due insieme, ma poi dopo ovviamente sapevano che non erano della stessa squadra. E qui ecco, stanno scendendo giù in una specie, questo qui della curva forse un pochino più a era rischio. Questa qui è l'unica curva che... Però insomma ecco, l'hanno presa sempre con una certa filosofia, direi molto positiva da parte delle ragazze. E qui alla fine va a vincere la più piccola, la Miriam Borgogni della Severi di Arezzo, davanti a Sofia Fiorini del Soci di Bibbiena. Terzo posto Giulia Ceccantini della 4 novembre, quarto posto per Gavagni Emma di Foiano, quinto posto Daniela Brunelli dell'Alto Casentino, sesto posto Vignoli Ilaria, ecco che si Alto Casentino. È, esatto. È andata. E qui proprio ha allungato decisamente, vediamo questa ragazza con la papalina, che poi non era neanche freddo. Non era neanche freddo, no. Poi settimo posto per Giuditta Rachini, Mattesini Erika ottavo posto, Giuliani Sofia nono e decima Papini Chiara. Qui vediamo proprio anche nelle retrovie battaglia finale, perché poi nel finale ovviamente era importante la classifica di squadra, e qui vince l'Alto Casentino di Stia davanti alla Severi di Arezzo con lo stesso punteggio della 4 novembre, ma aveva miglior piazzamento perché la vincitrice, quindi in questo caso qui ha vinto, è arrivata seconda la Severi perché ha vinto la gara. Quindi questa qui accederà alla fase regionale, le due, l'Alto Casentino e la Severi di Arezzo. Ecco, qui sono partiti i cadetti invece. I cadetti qui strutturata, forse è stata una delle gare più, diciamo, quasi tranquille per quanto riguarda la vittoria, perché una spanna su tutte, diciamo, l'ha avuto il protagonista, questo atleta del Valdarno, che è stato molto forte, ha fatto una gara a sé stante, quindi questo Brian Bosci di San Giovanni Valdarno, con un ritmo sempre costante ma incisivo, ecco, è riuscito a dare, già subito sì, qui non c'è stato gara, nel senso che gli altri sono subito rimasti indietro e hanno fatto gara, diciamo, per la seconda piazza, che fra l'altro si è modificata nel proseguo del percorso, quindi anche questo ha cambiato un pochino atteggiamento. Ecco, qui siamo sempre intorno a metri di 500, devono fare ancora un chilometro qui, dopo questo tratto qui, però anche qui sono, ecco, dopo 500 metri, escluso il primo, gli altri sono tutti vicini. No, vediamo che fra le altre cose i ragazzi si sono dati tutti da fare, gli insegnanti che seguivano i propri alunni in maniera, diciamo, molto diligente. Cioè, ci sono insegnanti e insegnanti, quelli che allenano i ragazzi, che fanno atletica leggera, si sentivano che erano più partecipi anche a incitare i ragazzi, mentre gli altri che facevano il professore di educazione fisica hanno fatto l'accompagnatore, diciamo. E qui, ecco, in questo caso qui, per quanto riguarda la scuola, ha vinto Monte San Savino, che l'avevamo vista anche nella fase distrettuale, molto valida, con il quinto, il settimo e il decimo posto. Al secondo posto Castelnuovo di Sabbioni, che aveva un secondo, un terzo e un diciannovesimo posto, quindi i migliori tre chiaramente prendevano punteggi per accedere alla fase regionale. Quindi queste prime due squadre, poi al terzo posto San Giovanni Valdarno, il Marconi, quarto posto il Marcelli di Foiano, quinto posto Soci di Bibbiena. Queste sono, diciamo, la classifica di istituto per quanto riguarda... Hanno battuto le squadre d'Arezzo. L'Arezzo proprio sì. In questo caso zero. Qui c'è soltanto la Severi nella categoria cadette femminile. Il resto, sì, un pochino sottotono sotto questo aspetto qui. E gli altri forse corrono un pochino di più anche abitando in campagna, il mezzo fondo. Sì. Sì. Il mezzo fondo forse viene curato maggiormente, insomma, ecco. E anche qui, insomma, le belle volate, cioè si vede gente che questi sono tutti insieme, escluso i primi, dopo gli altri sono tutti in gruppo. E vediamo proprio seguirsi la zona del traguardo, vediamo intanto il professor Salvatori che sta riprendendo i propri alunni della Severi. E qui siamo passati alla categoria allievi e juniores donne femminili. E juniores chiaramente erano pochissime le partecipanti. Sì, anche quindi... qui hanno preso, mi sembra, vantaggio due ragazze, gli altri sono proprio state a guardare quasi. E in questo caso qui, ecco, qui abbiamo visto, loro dovevano fare lo stesso tracciato. Un chilometro e mezzo faceva. Esatto, dei maschi, dei cadetti in sostanza, così. Quindi abbiamo fatto un po' uno sconto per quanto concerne i tracciati, proprio per permettere a tutti di poter completare la propria gara senza grandi difficoltà.
purtroppo anche qui c'erano, ecco, alcune atlete che sono andate molto bene. E qui vediamo, ecco, la Mazzierli, ma subito dietro vediamo Giarelli, Camilla di Montevarchi, quindi del Varchi, una squadra che è andata molto forte. Addirittura poi andrà a vincere per quanto riguarda il settore femminile, ma addirittura anche il settore maschile. Quindi è stata veramente una squadra molto agguerrita. Ovviamente anche nel settore maschile ha degli gli atleti di un certo livello. Quindi, andando a vedere un po' la composizione anche di questa categoria, nella categoria allievi, è andata a vincere Camilla Giarelli del Varchi di Montevarchi davanti Alessia Mazzierli del Galilei ITIS di Arezzo. Al terzo posto Matilde Peri del Varchi di Montevarchi. Quarto posto la Valentin Carolina, una velocista anche per delle magistrali, che però non disdegna anche la campestre, quindi per dire, ecco, questa polivalenza da parte di alcune atlete. Poi Giulia Mazzini del Buonarroti Fossombroni, anche lei, diciamo, viene dal mezzofondo, ma poi si è dedicata ad altre discipline sportive, ad altre specialità. E poi, esatto, quindi vediamo l'arrivo della Camilla Giarelli, poi Alessia Mazzierli, poi Peri Matilde. Ecco, qui vediamo proprio questo arrivo visto anche dalle spalle, per i Matilde, poi vediamo la Valenzin, poi la Mazzini Giulia, Aftin e Elisa al sesto posto del Montevarchi Varchi, poi Ponea Stefania del Buonarroti Fossombroni di Arezzo, Casillon Florentino per Flavia Parrini all'ottavo posto, Allegra Mauloni del Montevarchi al decimo posto, Martina Peruzzi del Galilei di Arezzo. E in questo caso qui la categoria allievi è stata vinta dall'Istituto Varchi di Montevarchi davanti al Buonarroti Fossombroni di Arezzo. Questi sono quindi 19 punti e 40 punti. Siamo passati all'ultima gara, quella della categoria allievi. Anche questa è una categoria importante Il mio perché, Alessandro, certo. sì, è una categoria importante perché è quella che permette di accedere poi alla fase regionale sempre per le prime due squadre. E qui, come dicevamo, è andata molto forte la squadra del Val d'Arno, anche se all'inizio la squadra dell'Itis ha cercato in qualche modo di, diciamo, di contrastare questa scuola. Addirittura, diciamo, nella prima metà del percorso erano avanti anche come posizioni poi tutti gli atleti dell'Itis rispetto agli altri, però dopo poi nel finale hanno pagato qualcuno forse per non avere una preparazione adeguata, poi ci sono state alcune defezioni. Fatto sta, insomma, che alla fine della gara gli atleti del Varchi sono riusciti a vincere come gruppo, e quindi questo gli va dato, diciamo, onore, anche perché poi a testa della corsa due erano i protagonisti: Alessio Poggesi e Filippo Del Buono. Sono due atleti che conosciamo, fanno mezzo fondo, fanno Siamo a entrambi. Poggesi, mi sembra l'anno scorso ha vinto il campionato di Toscana, mi sembra Sì, che non poi ha mi partecipato ricordo. alla finale nazionale, insomma, quindi Forza. è un atleta che, insomma, Cioè, ha una non certa. è un atleta. Esatto. E È poi uno che fa questo anche sport, Del insomma. Buono lo stesso, è un Sì. altro atleta del Casentino che gareggia con la Runners di Livorno, mi sembra Libertas Livorno. Quindi sono atleti che oramai sono, diciamo così, mentalmente portati a correre, a fare il mezzo fondo. Ecco, qui vediamo proprio ancora nel tratto del percorso, devono fare dei giri, mentre vediamo lì che qualcuno ha qualche problema No, articolare. ma E sono qui vediamo, momenti ecco, tattici quelli. Poggesi e Del Buono al comando della gara, poi vediamo Detti, poi ancora vediamo Mancini dell'Itis in questo frangente. E qui siamo soltanto al primo dei due giri, quindi ecco, qui siamo invece nella volata finale lunghissima, che poi è stata proprio nel finale appannaggio di Alessio Poggesi davanti a Filippo Sì, Del ma hanno fatto Buono. una volata di 200 metri Sì. Poi circa, sono partiti. ancora Sì. Leonardo Detti al terzo posto, Giovanni Innocenti al quarto posto, Simone Mancini al quinto posto, Matteo Terrazzi al sesto posto, sempre dell'ITIS di Arezzo, poi Pierpaolo Balducci al settimo, ottavo Pietro Bruschi, nono Raffaele Romano, decimo Lorenzo Menchetti. Nella classifica speciale ha vinto il Varchi di Montevarchi con 27 punti, 34 punti per il Galilei di Arezzo, terzo posto per il Fermi di Bibbiena con 36 punti, mentre quarto Castiglione Fiorentino 56, Cortona 83, poi il Buonarroti Fossombroni 117 e le magistrali 121. E poi adesso abbiamo l'intervista invece della professoressa Antonella Bianchi, responsabile di educazione fisica dell'ITIS.
Intanto sono contentissima della presenza delle scuole perché erano veramente quasi all'80% delle medie e un 50% delle superiori. Abbiamo avuto in campo una bellissima gara, Fabio, tu sei lo speaker, iniziata con le ragazze che si sono date una bellissima battaglia. Abbiamo visto ragazzi educati, abbiamo visto professori competenti, abbiamo visto le federazioni, il comune di Arezzo molto deciso a fare bene questa mattinata. Io parto bene insieme a voi, insieme a tutta la mia scuola e tutti i miei professori, partiamo bene per questi nuovi campionati studenteschi 2017. E adesso siamo passati invece alla cerimonia diciamo della festa del podismo che si è disputata a Policiano. A Policiano, sì, una serata direi particolarmente piacevole con la presenza di oltre 200 diciamo fra atleti, familiari, sponsor e quant'altro, ecco, quindi direi una serata molto gradevole, Moreno. Sì, è stata una bella serata perché ha partecipato tantissima gente. E niente, c'era anche la musica, il karaoke che era fatto da Beppe, dopo lo vedremo sicuramente. Giuseppe Marconi. Giuseppe Marconi, sì, insieme al suo collega. Ecco, questi sono lo Scaglia. Sì, abbiamo visto. La zona del Val d'Arno qua adesso. Tutta la zona, Ponticino, Val d'Arno, sì. Eh sì, soprattutto Val d'Arno, questa qui è la zona del Val d'Arno, sì, tutti i casi. Ecco, vediamo che c'è il Casentino. Qui c'è il Casentino. Casentino hanno fatto, sì. A zone hanno fatto, insomma, via, un po' a zone che. La naga. vediamo che ognuno, ovviamente, nel proprio ambito partecipava a questa cerimonia. Ovviamente, queste sono le fasi preliminari, poi ci sarebbero state le premiazioni di questo anno. Il Castiglio Fiorentino, questa è tutta la politica del Campino. Un anno particolarmente intenso, siamo anche Sguerri, sì. Ecco, qui vediamo Giuseppe Marconi. E qui, ecco, siamo alle premiazioni. Beppe Marco, ecco. Quindi qui siamo con Sant'Angelo, rappresentante regionale della FIDAL, che era presente. Poi qui siamo invece alle premiazioni delle prime tre classificate, che è Bernardinelli, Lacrimini e Boncompagni. E Boncompagni, sì, quindi queste tre atlete. Ricordiamo che la cerimonia del Gran Premio, ecco qui intanto invece per quanto riguarda i primi tre assoluti, con Alessandro Annetti, con Refi Mirko e Leonardo Fatichenti. Diciamo che il Gran Premio è iniziato lo scorso anno dopo la corsa di Natale. Come quest'anno, quindi ricordiamo che il 26 di dicembre ci sarà la corsa di Natale a Terranova Bracciolini, i soliti tre giri, circa 10 km, una gara particolarmente premiata, e quindi chiaramente mette un po' tutti gli atleti nelle condizioni di poter, diciamo, anche riprendere dopo la mangiata di Natale. Quindi ecco, siamo passati alle varie categorie che ci sono state con i vari concorrenti, tutti vengono premiati, i primi tre con dei trofei, poi tutti i cesto. E chi ha fatto 10 gare, tutti erano omaggiati la cena e il cesto natalizio. Ecco, qui vediamo proprio anche gli aspetti con gli arci, addirittura qualcuno lavorava e era atleta, quindi facevano una doppia funzione. Poi ecco, presenti atleti anche dal Senese, quindi direi veramente molto vasta la platea dei partecipanti. Sì, c'è da dire che quest'anno già c'è stata l'adesione di altre 6 persone di Siena, quindi se vede la voce si sparge, vedete che... probabilmente il Senese sta... Ecco, qui intanto vediamo Giustini che in quell'occasione aveva compiuto gli anni, quindi 60, sì, anni. 60 anni. Qui invece abbiamo... Sguerri Silvano che viene premiato dal presidente provinciale della FIDAL, Enrico Calcini, che era presente con noi. Poi le donne meno giovani, nel senso quelle mezzane, diciamo, da... Ecco, queste sono quelle più vecchie, si vede che sono quelle più vecchie anche. E vabbè, comunque sia, è stata diciamo la serata giusta. Ecco, Rossi, che fra l'altro sarà presente anche alla Parigi-Dakar. Bene, con questo noi l'appuntamento alla prossima settimana con una possibilità di vedere un anno di corsa nelle sue espressioni maggiori con le gare più importanti.